sulle convinzioni spirituali della conversione di Costantino, santo nella Chiesa ortodossa, si è lungamente dibattuto. Storicamente, l'avvicinamento dell'imperatore al cristianesimo rientra in una politica di rafforzamento dello Stato, la riorganizzazione dell'esercito, che apre ai barbari, la creazione di un saldo potere centrale, che ottiene, divenendo imperatore unico con la sconfitta di Licinio e fondando una nuova capitale nel luogo dell'antica Bisanzio, che segna la supremazia dell'impero d'Oriente. E non ultima, la volontà di porre fine ai conflitti religiosi in nome dell'unità dell'impero. Costantino interviene nelle controversie religiose, inaugura il primo concilio ecumenico, quello di Nicea, più in veste di Pontifex Maximus che di credente.